Io mi ricordo quando sono arrivata a Palermo la prima volta, sono arrivata negli anni 60. Si entrava e no, c'erano poche abitazioni, c'era proprio il mare visibile, Monte Pellegrino, c'era un accampamento di zingari, mi ricordo proprio alle porte della città, ma era bella, proprio bellissima questo ingresso a Palermo. E poi venire a Mondello la prima volta è stata pure una cosa che mi ha fatto impressione. Io non sapevo niente della famiglia Castellucci, che erano loro che avevano qua mani in pasta, quindi l'ho visto proprio da esterna, da estranea. E vedere questa acqua verde, che spesso è proprio verde, specialmente nelle giornate primaverili, è una cosa assolutamente unica. Io sono stata a Costa del Sol, a nord, Costa Brava, dall'altra parte, verso Portogallo, ma nessuna spiaggia ho trovato con questi colori, con questa sabbia. Cioè, Costa del Sol è sabbia grossolana, sabbia. Qui abbiamo una sabbia che anticamente era rosa. Si chiamava la spiaggia rosa proprio nei primi anni del Novecento perché c'era questa, come si chiamano, le conchiglie. E mi ricordo quando io avevo i figli piccoli, questo, ogni volta che si veniva a Mondello c'era da andare a raccogliere queste conchiglie che venivano raccolte già col buco fatto, perché si vede che il mare le limava, c'era il buco già fatto nel punto giusto, per cui si facevano collane con queste. E ancora se ne vedono un poco, ma sono pochissime rispetto alla quantità che c'era negli anni 65, 66, 67, era proprio. E questi sono leggermente rosa. Quando sono molti, c'era questa tonalità di spiaggia rosa che ovviamente ha fatto impressione.